A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, a promulgare l'anno di grazia del Signore, per consolare tutti gli afflitti, dando loro una corona, olio di gioia, canto di lode, invece di lutto e di dolore. Si chiameranno querce di giustizia, la piantagione gradita al Signore, segno per tutti della tua gloria, e ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno città desolate e devastate da più generazioni. Saranno chiamati sacerdoti del Signore, saranno detti ministri del nostro Dio, e dalle nazioni saranno serviti, ed essi godranno le loro ricchezze, trarranno vento dei loro beni, avranno gloria e non vergogna, gridi di gioia e non di oppressione. Che io sono il Signore che ama la giustizia, darò lo fedelmente il giusto salario, concluderò con loro un'alleanza, e saranno famosi su tutti i popoli, darò lo stirpe tra le nazioni, chi li vedrà ne avrà stima, perché sono benedetti da Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Esulta oggi la nostra Santa Chiesa di Cesena Sarsina, perché due giovani saranno ordinati sacerdoti e abilitati al ministero sacerdotale nella nostra Chiesa diocesana.
esultano le loro famiglie, i loro amici, i loro parenti, i loro conoscenti. Esultano le comunità parrocchiali che li hanno visti in questi anni nel loro cammino formativo e hanno goduto della loro presenza e del loro servizio. Esulta anche il nostro seminario superiori e i seminaristi e il seminario pontificio regionale Benedetto XV. Ringrazio i superiori della loro presenza e anche con loro i seminaristi delle altre diocesi. L'esultanza che ci riempie il cuore oggi non cancella però la consapevolezza del nostro peccato e la coscienza di non sempre essere stati all'altezza della nostra chiamata. Per questo umilmente invochiamo il perdono e la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Signore nostro Dio, che guidi il popolo cristiano con il ministero dei sacerdoti, concedi a questi diaconi della tua Chiesa, eletti al ministero presbiterale, di perseverare nel servizio della tua volontà, perché nella vita e nella missione pastorale cerchino unicamente la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore mi disse: ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio. Abiterò per sempre nella casa.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò.
quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei figlio di Dio. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Alleluia. Il rito dell'ordinazione presbiterale inizia con una scena evangelica, come Gesù, a chi aveva deciso di associare alla sua opera di salvezza, diceva: vieni e seguimi. Così ora il Vescovo chiamerà a partecipare del suo ministero pastorale questi ordinandi che la Chiesa gli presenta come idonei collaboratori. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Gianni Cappelli. Gianni ha 33 anni ed è nato a Teramo, trasferito in Romagna con la sua famiglia, ora vive a San Mauro Pascoli. Prima di maturare la scelta di entrare in seminario, ha conseguito la laurea triennale in ingegneria gestionale. Frequentando la parrocchia di Sant'Angelo in Salute, nel 2012 ha iniziato il percorso nella propedeutica interdiocesana della Romagna a Faenza e nel 2014 è entrato nel seminario regionale a Bologna. Ha conseguito il baccalaureato in teologia presso la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna. Nei primi anni ha prestato servizio nelle parrocchie di Case Finali, Martorano e nell'unità mercatese. Ora svolge il suo servizio presso il seminario per la pastorale giovanile. Fabio Pagliarani. Fabio ha 32 anni e viene da Savignano sul Rubicone. Diplomato come perito meccanico, ha frequentato la parrocchia di Sant'Angelo in Salute fino a maturare la scelta di entrare in seminario nel 2011. Negli anni di formazione al Seminario regionale di Bologna ha conseguito il baccalaureato presso la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna nel luglio 2018. Ha prestato servizio presso le parrocchie di Case Finali e Sant'Egidio, dove tuttora è impegnato. Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi seguiamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Rendiamo mentre si ascoltava questo breve dialogo iniziale dell'ordinazione presbiterale, forse qualcuno può essere stato sfiorato da qualche domanda. Per esempio, chi può dirsi degno di un dono
che ci supera enormemente e ci viene concesso non per abilità o caratteristiche personali, ma semplicemente perché ci siamo messi in ascolto. E ancora, chi può stabilire, verificare, giudicare la certezza di una vocazione? E chi può entrare a tal punto nel cuore di un giovane e determinare che ce la farà, che sarà fedele fino alla morte, saprà reggere agli sbandamenti umani e alla fragilità che il nostro tempo concorre a incrementare? Chi può essere degno di accostarsi alla grazia di Dio ed esserne rivestito in modo pieno? E chi può dire di essersi preparato con diligenza, senza sgarrare in nulla, potendo così accogliere con la massima fede e disponibilità il dono che Dio pone nelle sue mani? Proviamo a fare una piccola sostituzione. Se al posto della parola degno sostituiamo fragile, bisognoso, peccatore, la prospettiva cambia notevolmente. La domanda allora potrebbe suonare pressappoco così: sei certo che questi giovani siano fragili a tal punto che oggi, domani e dopodomani sapranno tendere le mani a Dio? Oppure, sei certo che questi nuovi preti, poiché sanno di essere fragili, si lasceranno guidare da qualcuno, non alzeranno la cresta, avranno più bisogno di prima di un nuovo cammino formativo? Ancora, sei certo che sulla scia dell'Apostolo Pietro, per citare il brano evangelico che abbiamo appena ascoltato, mentre affondano sapranno far uscire dal cuore e dalle labbra quella stessa invocazione: Signore, salvami. Il prete è quell'uomo fragile, quel discepolo dubbioso che ha bisogno di essere salvato, tirato su dall'acqua delle sue paure, salvato dai suoi limiti. E per dare il via al processo di salvezza ha anche bisogno di gridare la sua povertà, la paura di morire, di non farcela. Il prete è quel discepolo che non si vergogna dell'abbondanza dei suoi limiti, li conosce e li affronta con serenità e impegno, gestisce le sue paure e fa tesoro dei suoi errori per non ripeterli, perché non si ingrandiscano e perché non facciano danni e ferite sugli altri. Il cammino formativo deve portare a questa convinzione: io sull'acqua, senza Gesù, non cammino, non sto in piedi. Sono degno se cammino come uomo capace di tornare umilmente sui passi falsi e ricalibrare continuamente il mio sguardo sul Maestro che stende il suo braccio potente a difesa dei suoi servi. L'umiltà, ecco, il segreto per farsi strada nei cuori. Noi non siamo padroni della parola che annunciamo, né delle persone a cui l'annunciamo. Siamo piuttosto i servi dell'una e delle altre. Carissimi Fabio e Gianni, il dialogo che la liturgia dell'ordinazione ci ha invitato a tessere poco fa vi riguarda ovviamente, e volevo arrivare proprio al tema dell'umiltà a partire da quella domanda: sei certo
che ne siano degni, perché all'umiltà, ed è questa la prima riflessione che vorrei proporvi, si riferisce il testo di Geremia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Voi infatti con il ministero presbiterale vi disponete ad occupare un posto di rilievo nella comunità cristiana, un posto di guida, di coordinamento e di accompagnamento, ma questo non vi autorizza a sentirvi superiori, bensì vi deve stimolare a vivere il grande tema e il valore dell'umiltà. Perché quello che sarete da stasera in poi è solo dono di Dio e della sua grazia. San Paolo ci ha detto: tutto posso in colui che mi dà la forza. Insomma, più che l'ostentazione dei vostri titoli, dei vostri diplomi e delle vostre lauree, che ci vogliono e sono sicuramente utili anche per il ministero, affiori spesso sulle vostre labbra sincera e convinta la frase di Geremia: Signore, io non so parlare perché sono giovane. Il nostro pensiero ora si volge a Pietro. Il testo evangelico lo vogliamo considerare nei suoi due momenti fondamentali. Il primo è l'entusiasmo, il coraggio di Pietro. Comandami di venire verso di te sulle acque. Pietro cammina per un po' sulle acque. E questo è un momento esaltante per lui, camminare sulle acque come il suo maestro. Questo entusiasmo ha la sua radice e la sua fonte nella fiducia posta in Gesù. Esprime il desiderio di comunione, di unità, di conformazione, quasi di identità, perché nell'amore si è spinti all'imitazione, come ha detto un santo moderno, il futuro Saint Charles de Foucault. Per voi, carissimi Fabio e Gianni, questo deve essere un monito. Nelle tempeste della vita che dovrete affrontare nel ministero, più forte dello sconforto deve essere la confidenza, più radicato della paura deve essere l'amore a Gesù, più fondata del dubbio deve essere la speranza. Non sarete voi a vincere il mondo, a camminare per vostra virtù sulle acque tumultuose del mondo, ma Cristo con voi, la grazia di Dio con la vostra umile, costante e fedele collaborazione. La seconda parte dell'episodio, come ho detto, è tutta invece concentrata sul tema della debolezza. Pietro affonda, ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare e gridò: Signore, salvami. Sarà questa la storia dei vostri giorni futuri, perché all'entusiasmo e al coraggio iniziale subentrerà l'esperienza della vostra debolezza e del vostro limite. Saranno gli insuccessi, gli intoppi a renderne ragione, ma non abbiate paura, non temete. Dio sarà con voi anche nelle ore del buio e del dubbio. Paolo VI, da arcivescovo di Milano, ebbe a raccomandare i suoi preti novelli con queste parole. Siamo nel 1959. Disse così:
il lavoro pastorale è diventato molteplice, si declina e si fraziona in tante forme, vale a dire che il vostro ministero, figlioli miei, non sarà più quello che vi è stato dipinto dalla letteratura del secolo scorso, del sacerdote tranquillo che passa la sua giornata dicendo la messa, passeggiando nella recita del breviario, prendendo una presa di tabacco e facendo due chiacchiere con la prima persona che incontra. Vi aspetta piuttosto un ministero di intensità, un ministero febbrile che non vi darà requie dalla mattina alla sera. Mille cose, figlioli miei, anche questa è vocazione del nostro tempo. Dobbiamo inseguire questo mondo febbricitante e caleidoscopico, questo mondo proteiforme dalle mille facce, e sorprenderlo a tutti i varchi in cui ci è possibile intessere colloqui con Lui e dove ancora il nostro ministero sia accessibile. E concludeva il Santo Pastore di Milano a conforto e consolazione dei neoeletti, cosa che anch'io vorrei dirvi e assicurarvi. Concludeva con queste parole: io, che ho la ventura e la tremenda responsabilità di rappresentare il Cristo in questa Chiesa, vi dirò le stesse parole. Figlioli miei, non vi mando lontano, ma vi tengo vicini. Cercherò di consolarvi e di sostenervi. Faremo insieme questo grande esperimento di chiamare il mondo moderno ad una forma moderna di vita cristiana. Così ci aiutino anche i nostri santi patroni, San Mauro, San Vicinio, San Giovanni Battista. Così ci aiuti la Madonna Santissima, madre del vostro sacerdozio e del nostro popolo. Davanti a questa nostra assemblea, che rappresenta tutta l'intera comunità diocesana, di cui il Vescovo è padre e pastore, gli ordinandi esprimono con il loro assenso e la loro promessa la ferma e libera volontà di collaborazione con il Vescovo nel servizio del popolo di Dio. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Volete adempiere degnamente, sapientemente, il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione, a lode di Dio, e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete, insieme a noi, implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera, come ha comandato il Signore?
volete essere più strettamente uniti a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerta al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Gianni, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Fabio, prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Il ministero a cui sono chiamati i futuri presbiteri è un dono di Dio, non solo per coloro ai quali è conferito, ma per tutta la Chiesa. Supplichiamo Dio nostro Padre affinché per l'intercessione della Chiesa del Cielo ricolmi con l'abbondanza dei doni del suo Spirito coloro che ha chiamato al suo servizio. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché colmi dei Suoi doni questi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni, prega per noi. Santi apostoli ed evangelisti, pregate per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, pregate per noi. Santo Stefano, prega per noi. Sant'Ignazio di Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi. Sant'Agnese, prega per noi. Santi martiri di Cristo, pregate per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, prega per noi. San Mauro, prega per noi. San Vicinio, prega per noi. San Martino, prega per noi. Santi Cirillo
detto. Prega per noi. Sant'Ambrogio. Prega per noi. San Francesco. Prega per noi. San Domenico. Prega per noi. San Filippo Neri. San Vincenzo De Paoli, prega per noi. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. San Francesco Saverio, prega per noi. San Giovanni Maria Vianney, prega per noi. San Giovanni Bosco, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, prega per noi. Santa Teresa di Calcutta, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Santi e sante di Dio, pregate per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, dalla morte eterna. Salvaci, Signore, per la tua incarnazione. Salvaci, Signore, per l'effusione del tuo sangue. Salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione. Salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Salvaci, Signore, noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, dici questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Jesus.
Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli. Noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevano l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Siamo al momento culminante della celebrazione. Il Vescovo e i presbiteri stanno per imporre le mani sul capo dei candidati al sacerdozio. Con questo gesto silenzioso si prolunga nelle generazioni cristiane il segno biblico ed apostolico della trasmissione della responsabilità del governo delle comunità. Poi il Vescovo solo pronuncerà la prece di ordinazione, invocando una nuova effusione dello Spirito Santo, perché i nuovi presbiteri adempiano fedelmente il ministero del secondo grado sacerdotale.
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale, tu hai disposto in esso, in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti i collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè, tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, che si offrì a te vittima senza macchia, egli si offrì a te vittima senza macchia e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunciare e attuare l'opera della salvezza. Ora, Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il loro esempio guidino tutti ad una integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ora si compiono tre riti esplicativi che manifestano gli effetti di grazia del rito di ordinazione: la vestizione degli abiti sacerdotali dei nuovi presbiteri, l'unzione delle mani con l'olio del sacro crisma, benedetto nella messa crismale, per indicare che esse sono consacrate per santificare il popolo di Dio e offrire il sacrificio eucaristico, la consegna delle offerte del pane e del vino ricevute dai fedeli per significare che tutto il popolo sacerdotale è consacrato per offrire l'oblazione perfetta. Il rito si concluderà con lo scambio dell'abbraccio di pace.
Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in Spirito Santo e potenza, ti custodisca e per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Don Gianni, ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Fabio, ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico.
renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, parola e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che hai posto i sacerdoti a servizio dell'Eucaristia e del tuo popolo, con la forza di questo sacrificio santifica il loro ministero e fa che produca frutti duraturi nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono i vostri al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il tuo Figlio unigenito, mediatore della nuova ed eterna alleanza, e con disegno mirabile hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti. Nel suo amore per i fratelli, sceglie alcuni che, mediante l'imposizione delle mani, rende partecipi del suo ministero di salvezza, perché rinnovino nel suo nome il sacrificio redentore e preparino ai tuoi figli la mensa pasquale. Servi premurosi del tuo popolo, lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti, donando la vita per te e per la salvezza dei fratelli, si conformino all'immagine di Cristo e ti rendano sempre testimonianza di fede e di amore. E noi, o Signore, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, con me, indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione.
Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. Comunione con tutta la Chiesa. Mentre celebriamo il giorno nel quale Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te lo offriamo anche per i tuoi servi, Don Fabio e Don Gianni, oggi ordinati presbiteri. Custodisci in loro i tuoi doni e rendi efficace con la tua grazia l'opera da te affidata al loro ministero. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa
di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, senda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono io, ma sono io.
sentirà. Altro che il fatto. Ecco il mio cominciare. Thank you.
Oh,
Preghiamo. Questo sacrificio eucaristico che abbiamo offerto e ricevuto santifichi la tua Chiesa, o Signore, e fa che i sacerdoti e i fedeli, in piena comunione con te, collaborino con tutte le forze all'edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Avevo promesso a Don Marco di scrivergli le parole che adesso sto per dirvi, ma siccome fra una cosa o un'altra non l'ho fatta, non gliel'ho scritte, faccio ammenda e lo faccio io. D'accordo con i due neo sacerdoti Gianni e Fabio e con Don Marco, che è il padrone di casa, vi chiederemo di non accalcarvi qui né davanti alla sacrestia né dentro per salutarvi. Don Gianni e Don Fabio vi aspettano a Sant'Angelo, lì avrete modo di essere più liberi nel salutarvi e poi nel far festa a loro due. Grazie. È tradizione che in questa occasione il Vescovo comunichi anche le destinazioni pastorali dei neoeletti, perciò comunico che Don Fabio continuerà il suo servizio da presbitero nella parrocchia di Sant'Egidio in Cesena. E Don Gianni, anche lui nella parrocchia di Sant'Egidio, ma non in Cesena, a Gambettola. Ecco. Don Gianni poi svolgerà anche un servizio in diocesi nella pastorale giovanile e vocazionale. Su di loro invochiamo la benedizione di Dio. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito, perché possiate adempiere generosamente la vostra missione di presbiteri. Vi renda nel mondo servi e testimoni della sua verità e del suo amore e fedeli ministri della riconciliazione. Faccia di voi dei veri pastori che distribuiscono il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescono sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti che avete partecipato a questa solenne liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.